Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di una pianta che non è tantissimo conosciuta tra la gente e neanche tra i mass media non è molto diffusa, però secondo me è una pianta molto importante, molto curiosa per le sue proprietà. Questa si chiama Açaí, scritta Acai, italianizzandolo, però si pronuncia Açaí. Questa pianta è una palma del genere Euterpe, si chiama, che cresce prevalentemente nelle foreste pluviali dell'America del centro-sud. Infatti lì è abbastanza diffusa. In Europa è meno conosciuta, però in America di solito la conoscono un po' di più rispetto in Europa, che in Europa. Il suo frutto è una bacca molto apprezzata, consumata solitamente come alimento, di solito in Brasile, in Colombia. E nella medicina tradizionale si utilizzava e si utilizza anche adesso un po' meno, per trattare la febbre, i dolori, l'influenza, mentre il suo succo trova impiego solitamente nelle produzioni di gelatine, sciroppi, liquori, gelati, bevande energetiche, bevande dissetanti. Comunque, chi è andato in America solitamente nei supermercati si trova, in Europa non tantissimo. La polpa e la buccia dell'açaí sono molto ricchi di polifenoli, che comprendono le classiche antocianidine, le protoncianidine, come abbiamo visto anche per esempio nella pianta dell'acerola. Contiene anche degli acidi grassi e ha anche una discreta fonte di vitamina C e di carotenoidi. Però diciamo che la pianta non è tra le prime per quanto riguarda la concentrazione di vitamina C e carotenoidi. Ci sono piante come tipo l'acerola che ne ha molti di più. Le proprietà principali che ha questa pianta ovviamente sono le sue proprietà antiossidanti, quindi parleremo di protezione antiossidante in generale, ha una discreta protezione cardiovascolare, protegge anche dal fumo della sigaretta, ha qualche studio anche per quanto riguarda il controllo del peso corporeo e ovviamente la cosa che mi focalizza un po' di più è le sue proprietà antiossidanti per quanto riguarda l'infiammazione. Ecco, lì ha delle proprietà molto interessanti come vedremo in seguito. Ci sono degli studi, numerosi studi, sia in vitro che in vivo, che parlano proprio che l'açaí ha degli effetti quindi antiossidanti, antinfiammatori e anche apoptotici, molto importanti. Ha anche delle proprietà di vasodilatazione, sempre endotelio dipendenti. Sempre ricordiamo che l'endotelio è fondamentale per quanto riguarda la vasodilatazione, la vasocostrizione delle arterie e delle vene, e in alcuni modelli animali diciamo che la frazione polifenolica, quindi i polifenoli che contiene questa pianta, ha mostrato delle attività neuroprotettive non indifferenti, e migliora anche la memoria a breve termine e la funzionalità cognitiva e motoria. Sempre in merito alle sue proprietà da antiossidanti. Quindi, l'effetto principale dell'açaí è quello antiossidante antinfiammatoria. Ci sono diversi studi, quindi, che in vitro dimostrano che presenta un'attività cosiddetta scavenger. Scavenger vuol dire proprio che va proprio ad aggruppare i radicali perossidi, quindi ha un'attività particolarmente marcata contro i radicali perossidi, e anche contro i perossessi nitrati e anche una modesta attività contro gli idrossi radicali. Quindi scavenger diciamo che vuol dire andare ad attaccare tutte le molecole, tutti gli atomi che hanno una proprietà ossidante, che quotidianamente ce ne sono veramente tantissimi. Il nostro organismo tutti i giorni è esposto a sostanze ossidanti, sia ambientali che sia alimentari. Perciò è molto importante che noi assumiamo un antiossidante, poi ognuno sceglie il suo. Per esempio, l'açaí è un ottimo antiossidante in generale. Qui vorrei ricordare che il Dipartimento di Agricoltura statunitense ha inserito proprio l'açaí nella lista dei 10 alimenti con più alta capacità ORAC. ORAC è una sigla che sta per Oxygen Radical Absorbance Capacity, in poche parole, tradotto in italiano, la capacità antiossidante, cioè è una sigla dove i diversi dipartimenti di ogni stato danno un riferimento della capacità antiossidante delle piante e l'açaí è tra queste e tra i 10 più
13 piante più antiossidante che in natura conosciamo. In modelli animali, l'açaí ha mostrato proprio un'azione protettiva nei confronti dell'enfisema, indotto proprio dai fumatori cronici di sigaretta. Ovviamente sempre grazie alle sue azioni antiossidanti e antinfiammatorie, proprio alla riduzione delle reazioni ossidative e infiammatorie che il fumo crea. Altri studi dimostrano come l'açaí va ad agire sulle COX-1 e COX-2, che sono gli enzimi quelli per quanto riguarda l'infiammazione, dove vanno ad agire anche per esempio tutti gli antinfiammatori, più COX-1, ma ci sono anche gli antinfiammatori, per esempio farmaceutici, che vanno ad agire solo sulle COX-2. Per dei motivi proprio per non andare a influenzare la coagulazione nei pazienti. Molti studi invece hanno dimostrato che, questo è molto importante, di proteggere, che l'açaí protegge l'endotelio vascolare dallo stress ossidativo, e questo è fondamentale perché va a regolare negativamente la IL-6 e la IL-8. La IL stanno nel mondo scientifico stanno per interleuchine, che sono dei fattori che possono essere proinfiammatori e infiammatori, soprattutto la IL-6. È particolarmente importante anche degli studi dove indicano proprio che la capacità dell'açaí di inibire l'attivazione di mastociti IgE mediati, cioè sono quelli che vanno a fare le classiche reazioni allergiche. Vediamo che l'açaí è una pianta veramente una delle migliori antiossidanti. Quindi se uno vuole comprare o vuole mangiare in Europa è un po' più difficile, come abbiamo detto, però comprare un integratore di açaí, sa che sta comprando un prodotto molto antiossidante ed è una delle migliori piante in questo genere. Adesso parleremo un pochino per quanto riguarda le proprietà dell'açaí per la sindrome metabolica e anche un po' del peso corporeo. Negli ultimi decenni la comunità scientifica ha dimostrato che i polifenoli hanno un effetto veramente molto importante, un effetto cardioprotettivo, e quindi va ad agire proprio nella vasodilatazione, quindi va a interagire con la pressione arteriosa, processi aterosclerotici, insufficienza venosa e anche sull'aggregazione piastrinica. Quindi andiamo proprio ad agire anche sulla coagulazione del sangue. Ci sono degli studi che parlano anche come l'açaí va a migliorare i livelli di glicemia a digiuno, come va per esempio ad agire anche sull'ossido nitrico esalato. L'ossido nitrico è una sostanza che viene prodotta nel nostro organismo a partire dall'arginina, che ha un effetto vasodilatatorio, quindi abbassa la pressione. E ci sono diversi studi che dimostrano proprio che l'assunzione di açaí ha migliorato proprio i valori della glicemia postprandiale. Ancora i meccanismi principali non si sanno, però si pensa che è tutto causato da questa grandissima concentrazione di polifenoli che contiene. Un'altra cosa che si è verificata è che è stata osservata la riduzione dell'insulinoresistenza e in generale della tolleranza al glucosio. L'insulinoresistenza è quando esiste del glucosio nel sangue e non riesce ad entrare nei tessuti, soprattutto quello muscolare, per essere utilizzato. Quindi vediamo che l'açaí è una pianta con delle proprietà antiossidanti eccellenti, contiene un grandissimo numero di polifenoli, anche un po' di vitamina C, ma non tantissima, e vediamo come le proprietà antiossidanti che contengono questi polifenoli vanno ad agire sia sulla placca aterosclerotica, sia vanno ad agire sul colesterolo, una cosa molto importante è per esempio anche sull'emoglobina glicata. Ci sono degli studi che dimostrano che le proprietà antiossidanti dei polifenoli vanno ad agire proprio sull'emoglobina glicata. Però il lavoro principale che fanno i polifenoli dell'açaí è proprio sull'endotelio. Quindi un po' di vasodilatazione, migliora il profilo glicemico, migliora il profilo lipidico. E ricordiamo sempre che con effetti collaterali zero, quindi uno si assume polifenoli, sa solo che sta facendo una cosa positiva. Quindi, concludendo questo video, volevo dirvi che se cercate una pianta antiossidante, l'açaí è tra le prime che dovete assumere. In Europa purtroppo trovarla come alimento è difficile, esiste ma è difficile, in alcuni negozi biologici può darsi che la trovate,
ma esistono degli integratori di açaí molto concentrati. Quindi vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.